Grazie, ciao a tutti. L'altra volta abbiamo parlato in maniera un po' veloce, abbiamo visto tante applicazioni, magari è stata una panoramica veramente rapida. Abbiamo parlato di syncing, quindi brevemente è uno strumento open source per sincronizzare file che sfrutta il peer-to-peer. Comunque abbiamo visto tutto quanto l'altra volta. Oggi vediamo un attimo proprio velocemente cos'è. Io, come abbiamo visto l'altra volta, abbiamo visto come si installa. Io accedo in localhost alla porta 8384 e ho la pagina web di configurazione e qui vediamo che io ho già configurato il mio telefono, questo qui, il Fairphone 4, con Syncthing. Vediamo che infatti mi dice che questa cartella è sincronizzata. Io su un altro PC ho condiviso anche la cartella delle foto, quindi semplicemente qui mi viene il pop-up, questo se voglio aggiungere o ignorare, in questo caso a me non interessa, e qui ci sono tutti i dati, mi dice che è sincronizzato, eccetera, eccetera. Quindi tutte le cose che io inserisco in questa cartella qui, che io ho chiamato sincronizzazione, ma potevo chiamare come volevo, finiscono all'interno del sistema. Quindi qui, se io aggiungo un file, lo trovo qua e viene tutto sincronizzato, ovviamente, dipende anche dalla rete, nel senso che se non ho rete, la rete è molto lenta, ci mette di più. Però se io adesso creo un file, test, vediamo, test, ok, in teoria dovrei vederlo apparire qua, poi dipende, la rete in teoria c'è, quella del polo, vediamo magari, eh sì, ok, ho visto che ha fatto qualcosa, mi ha creato la cartella test, eccola qua, eccola qui, e quindi è molto molto semplice anche da configurare, insomma non c'è niente di che. Era giusto per farlo vedere un attimo, adesso mi è sparito, ma ok. E tutto qui. Poi mi pare che fosse il primo talk, io ho detto che a livello mi era stata fatta una domanda sugli smartwatch, se ci fosse qualcosa o meno, e io ho detto no, non c'è niente, mi dispiace. In realtà ho visto che Asteroid OS esiste ancora, non è morto e c'era anche il FOSDEM e continuano a sviluppare, ci sono abbastanza device supportati, magari c'è qualcosa che non funziona tipo l'NFC o altre cose, però bene o male ho visto che è anche semplice sbloccarli e si possono utilizzare in maniera abbastanza semplice. E detto questo, che era più una panoramica delle volte scorse, oggi vediamo il multiboot. Anche lì avevo detto che il multiboot non si poteva fare o era molto complicato, molto difficile. In realtà ho scoperto settimana scorsa che si può fare in maniera molto molto semplice su quasi qualsiasi telefono e poi vediamo cosa intendo con quasi, perché ci sono comunque delle limitazioni, ma molto molto brevi. Cioè molto semplice, insomma. Allora, questo è il mio telefono, vediamo che andando nelle impostazioni, vediamo che è il modello e vediamo anche la versione di Android. Questa cosa è importante. È Divest, che c'è scritto qui alla seconda riga, e Android 13. Io ho questa notifica che mi dice sistema dinamico pronto, per iniziare ad usarlo, riavviare. Quindi adesso noi riavviamo un attimo il dispositivo. Allora, attiviamo anche la webcam per quelli che ci dopo guarderanno. A favore di chi vedrà la registrazione, voi qua in sala adesso non lo vedrete, potete Ok, rivedervi il riavvio. adesso purtroppo non si vede, il telefono si riavvia e ci vuole un momento e poi vedremo che cambia ROM. Non ci sarà più Divest, ma ci sarà qualcos'altro, in particolare ci sarà Grafene. E quindi adesso ci vuole sempre un secondo, quindi un attimo che si avvia e vediamo che si può installare veramente qualsiasi ROM. In questo caso io ho detto Grafene, in realtà è un porting di Grafene, comunque si chiama Voltage, ma funziona allo stesso modo con tutte le caratteristiche di Grafene, quindi i servizi Google sandboxati con gli scopes, tutte le cose che abbiamo detto di Grafene ci sono anche qui sul Fairphone. Quindi abbiamo visto che in teoria Grafene è solo per i pixel e Grafene è solo per i pixel, ma utilizzando questo modo io posso averla anche su qualsiasi telefono. E poi vediamo un attimo. Ok, allora adesso che si è riavviato, io qui posso spegnere, tanto adesso si Vai. vede direttamente. Ok, devo riattivare
la condivisione dello schermo. Allora, adesso vediamo che è lo stesso telefono, è decisamente cambiato lo sfondo, cambiato tutto, non ci sono tutte le applicazioni che io ho, e se vado in impostazioni, se mi apre, ok, vediamo che il modello è sempre lo stesso, sempre iPhone 4, ma c'è Android 14. E questa cosa qui è interessante perché ci permette, poi vediamo come, in maniera appunto semplice, di utilizzare qualsiasi sistema operativo, qualsiasi ROM. Infatti adesso vediamo che è attivata la rete dati, non c'è più Wi-Fi. Io queste qui sono proprio, posso installare i servizi di Google, Android Auto, tutte cose che ha Grafene, ce le ho anche qui. Sì, si vede. Vediamo anche ad esempio se io vado nelle autorizzazioni, ad esempio dei contatti, vediamo se ce l'ho qui, o dei file. Posso attivare gli scopes semplicemente cliccando qui e abilitandoli, e poi posso scegliere le cartelle che l'applicazione può vedere, i file che l'applicazione può vedere, le immagini che l'applicazione può vedere, e stessa cosa posso fare ad esempio nei contatti. Quindi se io vado, sempre qua in realtà, vediamo se mi funziona anche da qui, e autorizzazioni, contatti, esatto, posso attivare gli scopes anche qui, proprio come su Grafene, quindi che contatto voglio, i numeri o le email. E per tornare al mio sistema operativo, diciamo, principale, grazie, semplicemente ho questa notifica, lo riavvio e torna tutto come prima. Quindi adesso lo riavvierò di nuovo, giusto perché dopo adesso vediamo come si installa questa cosa. Allora, adesso riattiviamo la webcam. Ok, io clicco riavvia. Adesso ci vuole sempre un momentino, si riavvia tutto. E adesso vediamo insomma come si può installare. E nel frattempo vedo che ci sono due domande: che versione di Android serve? E lo anticipiamo, ma in realtà dopo lo vediamo anche dopo, quindi da Android 10 in su, ma poi capiamo perché. E la ROM in test dove risiede, memoria interna, microSD o cos'altro? E questo lo vediamo dopo perché bisogna spiegare un attimo, un secondo. Allora, qui adesso possiamo disattivare. Perfetto. E allora, vediamo come posso installarlo. Io ho già scaricato delle cose, adesso vi faccio vedere. Intanto appunto vediamo che è tornato il telefono di prima, con le stesse applicazioni che ho io. È proprio il mio telefono. E Divest è tutto, non ci sono più gli scopes, non c'è più niente. Allora, innanzitutto io se vado nei file, quindi qui, vediamo che all'interno di questa cartella, che ho chiamato DS1 non a caso, poi vediamo, ci sono queste ROM che io ho scaricato. Voltage OS, che è quella che abbiamo avviato prima, c'è System Vanilla, quindi a OSP puro, oppure c'è Evolution. E quali sono le differenze? Allora, Voltage OS è come Grafene, ha tutte le caratteristiche di Grafene, quindi abbiamo visto prima gli scopes e tutto quanto il resto, insomma, i servizi di Google, una sandbox, eccetera, eccetera. Vanilla è OSP puro, quindi come se fosse un Android senza i servizi Google, proprio puro, senza niente. Evolution invece è una ROM che ho scaricato con già le Google Apps e i servizi di Google. Per installarla, in realtà adesso vediamo, è veramente semplicissimo. I link per scaricare le ROM li troviamo nelle puntate precedenti? No, sono, adesso vediamo dall'app. Okay. Allora, servono innanzitutto tre applicazioni per fare questa cosa. Allora, una è qui, ho sbagliato, io ce l'ho già installate ovviamente, una è questa, sono tutte le applicazioni su F-Droid, Treble Info, che io adesso un attimo l'avvio, e lui mi dice esattamente se supporto le caratteristiche, se questo mio dispositivo supporta le partizioni dinamiche, che poi comunque vediamo meglio, ma adesso è giusto per fare vedere la cosa. Mi dice infatti che gli aggiornamenti silenziosi sono abilitati, le partizioni dinamiche sono abilitate, l'architettura che è ARM64, che supporta, insomma, che è tutto quanto supportato. Se io vado in immagini, mi dice appunto il generic system image trovata, il tuo dispositivo supporta tutto quanto, questa è l'immagine che devo scaricare. Io devo scaricare immagini ARM64 AB. AB vediamo dopo cos'è. Io semplicemente per scaricare basta che faccio visualizza immagini, lui mi apre il link su GitHub di dove sono queste immagini. Se la rete carica, vediamo se mi aiuta. Ok,
Qui c'è una lista di immagini ufficiali Google e immagini OSP, oppure di immagini custom. Io, per esempio, avevo scaricato questa qua, semplicemente schiacciando download, cioè niente di che, e poi ne ho provate molte, giusto per provare, ma per far vedere le differenze c'è Voltage, che è quella che abbiamo visto prima, quella che è grafene, oppure avevo scaricato dov'è? Evolution, questa, se non sbaglio, questa qui, e semplicemente al tasto download. Uno volendo può scaricare anche la ROM ufficiale di Google, eccetera eccetera. Questi qui, dopo vediamo, si chiamano GSI, sono ROM generiche che vanno bene per qualsiasi device e che esce da Android 10 in su, e poi comunque ci sono dei piccoli requisiti, ma li vediamo con calma, e bene o male funzionano ovunque. Io ho fatto delle prove, può essere qualcosa non funzioni, ma a me il wifi funzionava, il bluetooth andava, funzionava tutto, messaggi, chiamate, non c'era nessun tipo di problema, rete dati e tutto. L'unica cosa che ho riscontrato che non mi funzionava era la luminosità adattiva, per il resto andava tutto, quindi comunque anche questa cosa qui vediamo. Ok, fatto questo, com'è che io la installo? Mi serve quest'altra applicazione. Ah, si può fare anche tutto manualmente col terminale, però in questo modo io non devo fare quasi niente, faccio due clic e fa tutto lui. Questa qui, DSU Side Loader, che io la apro, ok, mi dice che ho poco spazio, vabbè, non importa. Semplicemente, questa è l'interfaccia, è molto molto chiara. Installation, io seleziono il file, in questo caso Voltage non lo metto già perché l'ho già provato, provo ad esempio questa qui, a USB pura, posso selezionare la quantità di spazio, quindi semplicemente cliccando qui e inserendo i giga, non posso mettere tutto quello che voglio perché dipende dallo spazio, io potevo mettere massimo 29 giga se non sbaglio, se lascio di default si arrangia lui, e clicco installa. Funziona, ma mi chiederà dei comandi quando io andrò, lui insomma si prepara, fa tutto, a un certo punto mi chiederà un comando, quindi posso o eseguirlo tramite ADB, quindi mi serve un computer, oppure se non ho il computer e non voglio usare il computer posso usare Shizuku, che si trova sempre su F-Droid, e poi anche qui spieghiamo tutto, vediamo cos'è, ma adesso è un po' la pratica. E dimenticavo, serve anche a Shell, scusate. Allora, Shizuku è questa applicazione qui, che tramite il debug wireless permette di impartire comandi al telefono e quindi di non utilizzare il computer. E permette di avere una modalità privilegiata, quasi come avere il root, senza avere il root. Quindi io semplicemente, in questo caso, devo, come è spiegato tutto qui, avviare il debug wireless, quindi apro l'applicazione, vado su accoppiamento, devo andare su guida e poi mi fa aprire, mi pare, non mi ricordo. Qui vediamo, ok, clicco qui, vado in modalità sviluppatore, che io ho già attivato, e semplicemente attivo il debug wireless, lui mi chiede se sono sicuro, magari sulla rete pubblica non è proprio il massimo, però comunque per l'esempio facciamo, ok. Entro e semplicemente c'è scritto accoppia dispositivo con codice accoppiamento. Clicco, mi viene fuori un codice, ho la notifica di Shizuku, inserire codice di associazione. Inserisco il codice che è 883591, vediamo. 883591 e mi serve ovviamente obbligatoriamente il wifi, altrimenti non funziona. Torniamo nell'applicazione e faccio avvio. E lui si è avviato. Ok, adesso posso installare qualsiasi ROM, quello che voglio. Quindi torniamo nell'applicazione che ho qui, faccio installa, mi dice insomma varie cose, che mi creerà una partizione di 2 giga, ma per l'esempio va benissimo. Procediamo, ci vuole un momentino di pazienza. Apparirà alla fine di tutta questa cosa qui il comando da eseguire, che io copierò sull'applicazione che si chiama Shell, che intanto che lui fa, vediamo. Questa applicazione qui mi permette di eseguire comandi ADB direttamente dal telefono. Quindi io il comando che questa applicazione mi dirà di lanciare, io lo copio, lo incollo e fa tutto lei. Quindi in maniera molto molto semplice, non devo praticamente fare quasi nulla. Scarico queste quattro applicazioni
e ho un sistema operativo con il multiboot. Scusa, tu hai dedicato a questo terzo sistema solo 2 giga? E in questo caso qua sì. Per sta in piedi un RAID con 2 giga? Sì, sì, sì. E perché penso, cioè adesso non ho approfondito il discorso, ma credo che comunque lui i 2 giga siano riferiti alla partizione data, quindi alla partizione dell'utente, partizione di sistema si arrangia lui, immagino, perché infatti lui parla di user data. Okay. Poi vediamo anche le partizioni, ma le vediamo dopo con magari la grafica, che è un po' più semplice. E la cosa interessante è che io ho il bootloader sbloccato, quindi se io vado nelle impostazioni, in sistema, opzioni sviluppatore, vediamo che appena lo trovo, dove è andato, più su mi sa, ma vabbè, e vabbè, cerchiamolo qua. Ok, che infatti il bootloader è già sbloccato, il mio. Questa cosa qui, allora, intanto magari non è, abbiamo visto le altre volte che siccome io in questo modo posso eseguire del codice non firmato, può non essere la scelta migliore a livello di security. Ma soprattutto ci sono applicazioni, alcune bancarie, che magari controllano questa cosa e non si avviano se rilevano secondo loro delle manomissioni, quindi se il bootloader ad esempio è sbloccato, ci sono i permessi di root. Installando queste ROM qui, questa ROM secondaria risulta come se avesse il bootloader bloccato. Quindi dopo che adesso si avvia, lo vediamo, il bootloader è bloccato quando in realtà non è vero. Cioè lui crede di averlo bloccato, ma in realtà il bootloader del device è sbloccato. E noi adesso abbiamo visto, quando io accendo il telefono, normalmente si avvia il sistema host principale, quindi Divest, quello che uso io. Volendo, e però in questo caso mi serve il computer, posso lanciare due comandi che sono su questa pagina GitHub dello sviluppatore che spiega tutto. Vediamo intanto se magari non mi cancella. Vabbè, questo. Ok. Mettiamo qui. E vabbè, intanto che carica. E praticamente posso decidere di avviare questo sistema, diciamo, volatile in maniera permanente, perché adesso è installato in maniera appunto non persistente. Posso renderlo persistente, posso installarlo e posso far sì che avvenga, cioè che il boot principale appena posso far sì che il boot, quando io accendo e spengo il telefono, di default avvii la ROM secondaria. Posso fare molte cose. Qui vediamo alla fine, sì, uno dopo, appunto ci sono qua i vari comandi da lanciare. È semplicemente questo comando qui e basta, cioè è molto molto semplice. Adesso ci vuole un momentino, bisogna un attimo per pazienza, insomma. E sì, intanto c'è qualche domanda. Allora, tu stai usando un Fairphone 4, una volta installati si può ribloccare il bootloader del sistema principale per evitare problemi eventuali app? No, cioè nel senso, questa cosa qui, e c'è scritto, leggendo, perché è una cosa ufficiale proprio di Android, cioè non è, è proprio Google che permette questa cosa, è richiesto esplicitamente il bootloader sbloccato, perché diciamo questa procedura qui sarebbe nata per debug, per gli sviluppatori, che in questo modo possono provare più ROM e capire se magari la loro applicazione o se hanno qualche problema funziona o non funziona. È richiesto lo sblocco del bootloader. Si potrebbe provare anche senza, ma secondo me è meglio averlo sbloccato, anche perché è appunto espressamente richiesto. Comunque Fairphone puoi tornare a bloccare il bootloader, mentre Lineage una volta che... Dipende dal dispositivo. Ok, adesso su un secondo. Vai. Voi là. Non vedete più niente perché vi chiede le autorizzazioni, quindi inserire il PIN o l'impronta per confermare che io voglio installare questa cosa. Io solo confermo. Ok, consento l'accesso, sì, se no non funziona. Ok, adesso li sta andando e adesso sta installando. Non mi ha chiesto comandi eccetera perché io glieli avevo già dati, quindi questa applicazione aveva già i permessi per fare tutto. E allora, alcuni dispositivi, alcuni vendor permettono il riblocco del bootloader, tipo Fairphone o anche Pixel, e alcune ROM, altri no. Quindi ad esempio con i Motorola non posso ribloccarlo,
se uso Lineage, se uso Calyx, perché usa un dispositivo, una ROM firmata, quindi allora sì, posso ribloccarlo, eccetera, però con Lineage no. Lui ha finito, infatti adesso io ho la notifica, dovrebbe da qualche parte, esatto, eccola qua, che mi dice sistema dinamico pronto, per iniziare a usarlo, riavvia. Quindi noi adesso, vabbè, purtroppo qui non si vedrà niente, ma è semplicemente il riavvio del telefono. Quindi attiviamo la webcam e schiacciamo su riavvia. Ok, adesso non si riavvierà Divest o Voltage, ma si avvierà un sistema operativo basato su Android 14, senza le applicazioni Google, senza MicroG, senza niente. È proprio come se avremmo installato una ROM da zero. Ci vuole ovviamente un pochino, un attimo di pazienza. E questa cosa, secondo me, uno è divertente, uno. E due, può essere molto utile per tante cose. E uno, può essere utile per chi non usa i servizi di Google, perché magari per scelta, come faccio io, e magari ci può essere qualche applicazione, come può essere la banca o come può essere lo speed, eccetera, che magari può non funzionare. In questo modo io non ho bisogno di un secondo telefono. Io ho il telefono senza servizi di Google, posso installare una ROM. Ok, adesso ricondividiamo il... Ops, scusate. Perfetto. Allora, è sempre lo stesso telefono, vediamo dalle impostazioni. Intanto vediamo che non c'è proprio niente come applicazione, perché questo qui è proprio un sistema sempre basato su Android 14, che infatti lo vediamo da qui. E vanilla puro stock, senza nulla. Quindi, e infatti, giusto per far vedere, noi vediamo che dalle impostazioni di... allora, abilitiamo un attimo. Allora, per abilitare la modalità sviluppatore basta cliccare 7 volte qui all'interno di About Device su Build Number. 7 volte, lui ci dirà ok, ho fatto semplicemente il sistema e qui sono le opzioni di sviluppatore e io vedo che qui, non so se si vede, qui in grigetto dice il bootloader è già, vabbè in realtà mi dice unlocked, però comunque lui vede come se fosse bloccato. E perché è interessante questa cosa? Allora, è interessante, come dicevo prima, è utile per chi non usa i servizi Google, perché magari un'applicazione può non funzionare, ma in questo modo senza avere i pixel, quindi con grafene, o senza avere un telefono secondario, io ho un'altra ROM che potevo installare, ad esempio Evolution, che abbiamo detto prima, con i servizi di Google, funziona tutto come se fosse un device, diciamo tra virgolette, normale. Oppure per chi dice io non ho un altro device, vorrei provare a fare degli esperimenti, a capire se una ROM senza i servizi di Google o con MicroG va bene per me, non va bene, cosa funziona, cosa non funziona, può usare questa cosa qui. Ovviamente ci sono delle piccole limitazioni, però funziona su qualsiasi telefono, anche i tablet cinesi, qualsiasi cosa. L'unico requisito vero, cioè anzi gli unici due requisiti veri, sono uno, che sia uscito con Android 10 superiore. Android 10 dovrebbe essere uscito, se non erro, nel 2018-19, quindi comunque, a meno che non abbia un device molto molto vecchio, tendenzialmente quasi tutti i device di oggi sono usciti con Android 10 o superiore. E bisogna avere il bootloader sbloccato. Il bootloader sbloccato, come dicevo prima, è una feature indispensabile, se no non funzionerà la cosa. Però fatto queste due cose, che sono alla portata di tutti, e in maniera abbastanza... cioè, tutto diciamo col telefono, touch eccetera, io posso avere due sistemi operativi, non di più, uno che mi switcha rispetto all'altro, però può essere molto utile secondo me, ed è una cosa veramente interessante. Avviando il sistema operativo secondario, ad esempio come avevo fatto io prima Voltage, impostandolo come predefinito, uno ha grafene su un ok, si chiama in un altro modo, ma ha tutte le feature di grafene su un device che non è un pixel, quindi ad esempio nel Fairphone. E queste ROM qui, volendo, si possono anche installare in maniera da terminale, semplicemente in maniera proprio, diciamo, tradizionale, come vedremo la prossima volta, installando Lineage, cioè tra due volte in realtà, scusate, e in maniera proprio da, quindi cancellando, diciamo, la ROM che c'è predefinita e sostituendole con queste ROM generiche. Abbiamo visto che funziona praticamente tutto,
Io l'ho provato un po' tutte queste tre, non ho avuto nessun tipo di problema, se non la luminosità adattiva, che può dare fastidio o meno. Sì, allora ci sono alcune domande che intanto vediamo. Per poter impartire comandi di Wi-Fi senza PC devo connettere il cellulare al Wi-Fi per usare la shell dal cellulare. E allora diciamo ti serve il debug tramite il debug wireless, e per questa cosa l'applicazione Shizuku comunica attraverso il Wi-Fi. Se uno non piace può impartire comandi direttamente al terminale, come uno preferisce, in realtà è la stessa cosa. E la memoria che riserva la ROM secondaria è dinamica o viene fissata? In realtà viene fissata, abbiamo visto prima, adesso nell'altro sistema operativo, quindi non riesco a farlo vedere da qui, ma dopo lo vediamo. E io la imposto, quindi posso dire 2 giga, 3 giga, 10 giga, 20 giga, c'è un massimo, non posso mettere perché altrimenti non funziona. Nel mio caso, io potevo mettere massimo 30 giga. Per una ROM secondaria dove devi installare poca roba, ci può stare, secondo me. A proposito di speed, non richiedeva per forza i servizi di Google? Qual è l'anello mancante? Allora, dipende da che provider. Con che provider uno ha fatto lo speed. Io l'ho fatto con le poste anni fa. L'applicazione speed delle poste non funziona se non ci sono i servizi di Google, quindi richiede per forza micro G. Quella della carta d'identità elettronica, che permette comunque di accedere ai servizi, nonostante ti dica non funziona, schiaccio ok e funziona, funziona tutto, io uso quella senza grossi problemi. Riavvio un attimo il telefono. Beh, no, in realtà non ci serve perché adesso vediamo un attimo, diciamo, la parte tra virgolette più teorica. Abbiamo visto le cose che si possono fare e con quale semplicità. Posso cancellare la ROM primaria e mantenere solo quelle che ho installato come secondaria? Allora, sì, allora, diciamo che si può fare questa cosa in che modo? Allora, se io uso questa applicazione qui, a meno che non lancio il comando che vediamo qui, questi qua, adesso non leggo benissimo questo, mi pare. E comunque è tutto spiegato qui. La ROM diventa principale e quindi la secondaria sarebbe quella che è fisicamente proprio installata. Se io la voglio mantenere solo quella lì, quindi sostituendo di default la custom ROM o la ROM che ho io, devo installare una GSI. Per installare questo si usa Fastboot, ti serve il computer, non è complicato. Basta flashare due o tre cose, in realtà non è così difficile. E volendo si può fare. Se un device, ad esempio, permette lo sblocco del bootloader ma non ha ROM, uno può usare una ROM generica, ovviamente prova, vede che funzioni tutto, magari può non andare l'NFC, non so, sparo, può essere un problema, può non essere un problema, dipende dall'uso che uno fa, io non lo uso mai, quindi non mi interessa. Però, per esempio, nel mio caso l'NFC funzionava, quindi io ti dico, a parte la luminosità adattiva, non ho avuto problemi. Intanto riavvio questo, ma non ci interessa. Poi c'era un'altra domanda: cosa sono le GSI? Adesso le vediamo, perché ne parliamo un attimo sulle slide. Allora io torno qua, chiudo questo. Allora intanto vediamo un attimo velocemente cosa sono ADB e Fastboot, perché ne abbiamo parlato tante volte, però non è detto che uno sappia effettivamente cosa sono. In sintesi sono dei programmini che servono principalmente per il debug, che si installano sia su Windows che immagina che su Mac, anche se non ho mai avuto Mac, quindi non lo so, ma presumo di sì, o su Linux, che secondo me è la strada più facile. Si installano e permettono di impartire comandi al nostro dispositivo, che può essere un telefono, un tablet, uno smartwatch, eccetera. E tra le varie cose che uno può fare con ADB, a parte appunto sbloccare il bootloader, quindi cambiare la ROM, flashare recovery, eccetera, uno può anche disinstallare applicazioni di sistema, installare applicazioni APK, che sono appunto l'estensione di Android come applicazione di sistema, e fare tante cose, insomma, e anche fare una sorta di backup, anche se per quelle volte che io ho provato non funziona proprio benissimo, però volendo si può fare anche questo. E l'unico requisito è attivare la modalità sviluppatore e il debug USB, se uno non vuole operare via wireless, volendo si può fare anche quello.
Cos'è Shizuku, di cui abbiamo visto un attimo prima? Shizuku è appunto questa applicazione open source che permette di eseguire dei privilegi più elevati su Android senza però avere il dispositivo con i permessi di root. In pratica permette di impartire i comandi ADB direttamente dal telefono sul telefono. Non permette quindi fare tutte le stesse cose che uno potrebbe fare con i permessi di root. Lì si possono fare più cose, però comunque è più semplice, non richiede bene o male nulla, perché mentre per avere il root devo avere il bootloader sbloccato, un sacco di cose devo fare, con Shizuku io non abilito la modalità sviluppatore e basta, cioè non devo fare nient'altro. Non mi serve neanche il computer in realtà. E quindi permette di fare tante cose. Ci sono diverse applicazioni che lo supportano. Ad esempio, adesso mi viene in mente alcune applicazioni per il backup che lo supportano per fare il backup dei dati, oppure anche alcune applicazioni di log, che altrimenti non potrei vedere i log delle varie applicazioni. O ad esempio la shell che abbiamo visto prima. Io non potrei impartire comandi al telefono se non ho i permessi. Oppure, oddio, adesso non mi viene in mente, ma c'è una pagina GitHub che dovrei aver messo nelle fonti, condivise la volta scorsa, 2 volte fa, sì, che supportano questa applicazione. Sono sempre di più, anche ad esempio Droidify o Aurora Store supportano Shizuku e lo supportano per gli update automatici, perché le app di sistema non possono installare aggiornamenti in maniera automatica senza l'intervento dell'utente, quindi ogni volta bisogna che ce la installa. Con Shizuku, io non ho più bisogno di scacciare e installare, ma fa tutto in automatico. Ha 2 difetti, fondamentalmente, che o uso il debug wireless, quindi io non devo mai connettere il device al computer, ma devo avere il wifi sempre attivo, oppure, e quindi quando lo spengo lui non funziona più, oppure posso usare il computer, quindi impartire e dargli permessi tramite ADB, tramite comandi. L'unico problema è che queste cose qui non sono persistenti. Al riavvio del telefono devo ridare il comando, quindi o non riavvio mai il telefono, ogni volta che lo riavvio devo rifare questa procedura qui, che se la faccio tramite il debug wireless è in realtà molto semplice, altrimenti ho bisogno comunque di un computer. Ok, poi abbiamo visto in realtà prima, io avevo fatto una cartella chiamata DSU e avevo detto non a caso, perché i DSU sono gli aggiornamenti dinamici di sistema e quindi permettono di scaricare queste GSI, che sono delle immagini delle ROM generiche che funzionano ovunque e appunto richiede richiedono tra i requisiti che abbiamo visto sotto, insomma, il bootloader sbloccato, Android 10 o superiore e il supporto alle partizioni dinamiche. L'ultimo punto, in realtà, se i primi 2 punti sono supportati, è già supportato di default. Quindi, avendo un telefono con Android 10, si ha anche supporto alle partizioni dinamiche, però bisogna avere il bootloader sbloccato. Cosa significa? Diciamo che viene creata una partizione al volo, appunto dinamica, e viene avviata questo sistema operativo ospite, che, come abbiamo visto, può anche essere persistente. Io adesso sono installato, per cancellarlo è molto semplice. Se io adesso l'ho provato, non mi piace, non lo voglio più perché mi occupa spazio, nel mio caso mi occupa 30 giga, e sono proprio appunto partizioni separate, quindi le cose che io ho dall'altra parte non le vedo sul mio sistema operativo principale e viceversa. Nella notifica c'è riavvia, o in inglese sarebbe elimina, però è stato tradotto con annulla. E schiaccio annulla e questa partizione viene eliminata in automatico e uno perde tutto quello che c'è dentro, a meno che non l'abbia resa persistente. Purtroppo, diciamo, non c'è un modo magari bellissimo. Se uno elimina la notifica, devi o riavviare il dispositivo per rivedere questa notifica, oppure bisogna cambiare profilo, rientrare nel profilo principale, la notifica riappare e riavviare. Può essere un po' scomodo, però insomma, secondo me, per quello che abbiamo visto prima, l'utilità che una cosa del genere può avere, le scocciature superano di gran lunga, insomma, cioè i vantaggi superano le scocciature. Ecco. Ok, e com'è che funziona in realtà questa cosa? In maniera sì, sempre abbastanza semplice.
E Android mi pare da Android 8, però adesso potrei sbagliare, non mi ricordo se da 8 o 10, perché hanno iniziato con Android 8 a fare questa cosa e poi con Android 10 mi pare che sia proprio sdoganata, sia proprio ufficiale, supporta, cioè di default ci sono due partizioni, la partizione A e B. Infatti quando vedremo installando Lineage, a un certo punto ci sarà scritto che le due partizioni devono essere consistenti, devono avere gli stessi dati, altrimenti non funzionerà. E c'è un comando per far sì che vengano sincronizzate. E questa cosa qui, quindi diciamo che ogni partizione, la A e la B, ha una copia del sistema. Credo, perché non ho trovato informazioni al riguardo, in realtà semplicemente la partizione system, però non ho trovato niente, neanche sulla documentazione Google, quindi onestamente non lo so. Però credo semplicemente la partizione di sistema. E quando c'è un aggiornamento, anche su un telefono normalissimo, quindi io compro il telefono, il Samsung, non lo so, quello che uno vuole, a un certo punto ho gli aggiornamenti OTA, quindi quelli attraverso il over the air, quindi attraverso il wireless, non mi serve il computer né nulla, mi arriva la notifica, nuovo aggiornamento, clicca qui per installare. Io clicco, l'aggiornamento non viene installato sulla partizione nella quale io sto facendo il boot, nella quale io attiva, ma su quella secondaria. In questo modo, in maniera atomica, quindi se ha successo, bene, altrimenti non succede nulla. Quindi è resiliente questa cosa perché permette di non creare danni all'utente, l'utente può continuare a utilizzare il dispositivo, non deve fare niente, questo viene installato nell'altra partizione e al momento del riavvio viene cambiata la partizione. E quindi la partizione data dell'utente rimane invariata, non viene mai toccata, la partizione di sistema switcha, cambia. In questo modo, come abbiamo scritto qui sotto i vantaggi, se per qualche motivo un aggiornamento fosse buggato, non venisse applicato in maniera corretta, eccetera, la partizione non viene cambiata e l'utente non si accorge nulla, semplicemente riavvia tutto come, cioè non sa neanche che riavvii, ma se uno riavvia, eccetera, torna come prima senza alcun tipo di problema. Ed è la stessa cosa che abbiamo visto qui, viene creata una partizione dinamica al volo, dove viene installato questo sistema. Io per curiosità avevo provato anche a installare un sistema non compatibile, quindi abbiamo visto ci vuole 64 eccetera eccetera, e semplicemente lui lo installa, riavvi, non succede niente e ti riavvia il sistema principale, quindi diciamo che non si può neanche sbagliare, ecco, è a prova di errore. E questa cosa qui appunto ha grandissimi vantaggi, ci sono assomiglia un pochino, anche se non è la stessa cosa, alle distro immutabili su Linux. Non è proprio la stessa cosa, perché lì ci sono layer, è un po' diverso, però è un concetto abbastanza che può richiamare. Non ci sono tempi d'attesa infiniti in cui gira una rotellina e bisogna aspettare magari un'ora perché venga fatto l'update, ma è una cosa istantanea e non crea nessun disguido agli utenti, ecco. Ok. E vediamo se va. Ok. E poi abbiamo parlato tante volte di root, che vabbè, per chi usa Linux magari è scontato, però lo diciamo lo stesso, e attraverso il root del proprio telefono si acquisiscono i privilegi da amministratore e quindi è possibile fare tantissime cose che altrimenti non è possibile fare, come disinstallare le applicazioni di sistema senza lanciare comandi, senza nulla. Io semplicemente prendo l'applicazione di sistema e cancello, posso cancellare qualsiasi applicazione, quindi è, da un certo punto di vista richiede consapevolezza, perché uno può disinstallare l'applicazione system, quindi si disinstalla tutto il sistema da solo, e quindi sì, non è proprio il massimo, ecco, tipo un RM-RF, ma vabbè. C'erano vari progetti una volta, c'era Super User, c'era Super Su, eccetera, sono stati tutti quanti abbandonati, lo sviluppatore non è più seguito, perché una volta era molto semplice fare root del device, ora è molto più complicato, è sempre più osteggiato e infatti questi due progetti sono morti, abbandonati, sono stati sostituiti da quest'altro che è Magisk. Però allora, Magisk in realtà non è solo root, ma permette di fare tantissime cose, è una sorta di, tra virgolette, diciamo di suite, che permette tra le altre ad esempio di fare queste cose qui, quindi ottenere attraverso il modulo super user, immagino, di ottenere l'accesso di root,
permette di installare moduli, quindi attraverso i moduli vengono modificate le partizioni che sono in sola lettura al volo, e quindi è permesso di modificare il comportamento del telefono. Adesso io non lo uso da un po', quindi adesso non ho proprio esempi concreti da portare, però non so, si possono stravolgere proprio, non so, uno vuole la tendina delle notifiche, di solito è sopra, la vuoi sotto, la metti sotto per esempio, perché metti più comoda, ti piace, puoi fare un sacco di cose, oppure poi ti viene modificato il bootloader eccetera, oppure appunto c'è anche Zigisk eccetera. E diciamo che è un argomento molto complesso quello di Magisk, c'è tutta la documentazione eccetera, però sostanzialmente viene utilizzato per ottenere i permessi di root, è la cosa principale. Qual è il problema? Allora, intanto che Google rende sempre più difficoltoso ottenere questi permessi per sicurezza, per tante cose, e anche lo sviluppatore che ha un nome veramente particolare che non so pronunciarlo, lui è stato diciamo intimato da parte di Google non tanto di smettere questo progetto, ma una volta c'era anche Magisk Hide, che faceva parte era un modulo aggiuntivo che permetteva di nascondere il root alle applicazioni, quindi un'applicazione, ad esempio quella della banca, non vedeva che c'era il root sul device e quindi funzionava lo stesso. Adesso questa cosa viene molto osteggiata, allo sviluppatore gli è stato detto di abbandonare, cioè di continuare a sviluppare Magisk se vuole, ma quel modulo lì no, e quindi Magisk Hide non funziona più, ci sono un po' di modi per farlo andare ma non è ufficiale, quindi è sempre più complessa la cosa. Sì. Mi hai dato il gancio, magari sto pensando anche a martedì prossimo. Con che diritti Google può chiederti di non sviluppare qualcosa del suo sistema? Perché quella parte lì non è tecnicamente open source? Allora, non te lo saprei, non ti so rispondere. Legalmente parlando, dico. Allora, diciamo che loro l'hanno, lo sviluppatore è diventato un dipendente Google. In sintesi, com'è che funziona? Come vediamo dal disegno, Android ha diverse partizioni. Le principali sono queste: boot, recovery, system e data, di cui data è quella dove l'utente scrive i propri dati ed è in lettura e scrittura, tutte le altre sono in sola lettura. E Magisk permette, ad esempio, senza scrivere nulla nella partizione system, di modificarla al volo durante il boot, quindi eseguire cose e quindi appunto di ottenere privilegi amministrativi in più, o comunque di fare cose che normalmente non è possibile fare. Non so se ci sono domande o qualche curiosità, qualcosa, non so. No, perché io avrei finito in realtà, perché non avevo altro da dire oggi. Ma alla fine di tutte queste puntate ne facciamo una per recuperare i telefoni che abbiamo distrutto? Allora, nell'idea mia c'era la... Quindi qua chiudiamo la registrazione perché ho capito che siamo... Ok. Cazzeggia, no, lasciala andare. Okay, okay. Se trovo qualcosa di interessante lo taglio. Possiamo anche distruggerlo facendo un po' di prove, no? Sì, beh, oddio, diciamo che se uno ha il bootloader sbloccato cioè è difficile distruggere il telefono. Riccardo. Sì, ma se Briccarlo... se succede, voglio dire, forse c'è qualche possibilità di recuperarlo, no? Cioè hai distrutto il tuo telefono, stai dicendo? Hai già distrutto il tuo telefono? Mio amico. Mio cugino? No, ti dico... Beh, oddio, si può fare il jailbreak all'iPhone, almeno una volta, adesso non so. E... Beh, quando abbiamo finito tutto potremmo fare una super provare, non so se si può. Se abbiamo un viaggio di sicurezza, se possiamo andare. Allora, se uno segue le guide e segue quello che c'è scritto, tendenzialmente non succede niente. Io ti posso portare la mia esperienza, quindi a me non è mai capitato nulla. So che sì, si può bricare il telefono, può non accendersi più, può succedere, soprattutto se uno non legge bene quello che c'è scritto, lancia comandi un po' a caso. Ma può capitare. C'è un sistema per chiarare tutto e ripartire? Se è briccato e non si avvia più, non fai niente. Il problema è che se non ci parte, neanche a livello basso, no? Tipo con il... Sì, perché non parli. Con il... C'è il cavetto PC, che metti, e non riesci a mettere USB, il telefono in modalità USB, per farlo... Oddio, quello non l'hai fatto. Positivo a massa.
No, a me è successo una volta con un mi pare Motorola. E sembrava tecnicamente briccato, ho scaricato, mi pare fosse un Motorola, ho dovuto scaricare il firmware originale, un software open source che viaggiava solo su Windows, credo l'ultima volta che ho usato Windows, parliamo di anni fa, quindi tramite Windows e il software open source ho riflashato col firmware originale, è stato l'unico modo per ripristinarlo e poi da lì ci ho fatto cose. Riflashare c'era un segno di vita? No, no, il telefono è finito, non si accendeva più, non faceva più niente, collegato in ADB il software della Motorola, della Lenovo, quella volta mi vedeva il telefono, ma me lo vedeva da PC, il telefono risultava così, spento. Se aveva buttato giù il display, non lo so. Io so che da lì lo vedeva e sono riuscito a riflesciarlo solo in quel modo. Perché mi pare che c'è una sequenza solitamente che accendendo il telefono, tenendo premuto il bilanciere sul bilanciere, e quello va in recovery. Però se tu ti fotti la recovery, ho provato tutto, tutto. Sì, lo vedevo solo da PC. Avevo provato quelle cose classiche, provato per farti niente da fare. Due esempi, io a casa avevo un Chromebook, no? E adesso vediamo cosa c'entra. Cioè, non è possibile cambiare sistema operativo, ad esempio, come non so, io Flash o non so, qualsiasi distro Linux la installo qui senza nessun problema. Lì la partizione è in sola lettura, quindi non posso installarci nulla. Per renderla scrivibile dovevo smontare il computer, togliere una vite, poi non sono un esperto, adesso non so bene perché, però togliendo questa vite potevo farlo, quindi la partizione mi diventava in scrivibile, quindi potevo installare il sistema operativo. Una sicurezza come i floppy di una volta. Sì, una sicurezza del genere, esatto. Io avevo un Huawei P20 Lite, mi pare, e ho dovuto fare la stessa cosa. Cioè, non si poteva sbloccare il bootloader, inizialmente solo a pagamento, quindi dovevi pagare un tool di Huawei che funzionava solo su Windows, mi pare costasse $20, una cosa del genere. Solo che quando... poi Huawei ha bloccato questa cosa, quindi il tool non funzionava più, e l'unico modo che io ho trovato leggendo un tipo su GitHub che aveva fatto questa cosa era smontarlo, togliere dei pezzettini, delle viti, adesso non so, io non so niente di queste cose qui, e io ho seguito la guida che diceva lui, e poi potevi lanciare i comandi, sbloccare tutto, rincollavi tutto, fatto funzionare. Però sì, devi un po' sbatterti, voglio dire, devi volerlo proprio fare. Sì, sì, esatto, tipo cose del genere. No, a volte anche un biodo di microscopio, ma sì. No, allora, diciamo, scusa, che appunto per questo io ho cercato di insistere un po' all'inizio che se uno ha intenzione di entrare in questo mondo qui, quindi sbloccare eccetera, ti conviene sceglierti il dispositivo. Cioè non prendere, questo qui costa poco, è figo, ha 80 giga di RAM, scelgo quello. Perché magari hai fortuna e quello è supportato, ma soprattutto se sono Realme o cinesi del genere... probabilmente se permette di sbloccare il bootloader puoi eseguire una GSI come quelle che abbiamo visto prima, però altrimenti diventa un po' secondo me complicato se uno vuole fare queste cose qua. Poi c'è, scusa Michele, che voleva chiedere una cosa, mi pare. Tu hai cercato vedere l'installazione di ROM sempre Android, sì. 13-14, ma il programma Thread, quello lì, allora il programma che cioè, sì. Se io ho Android 13 potrei installare anche una ROM 14. Sì, io ho Android 13, ho installato 14, puoi installare anche Android 11 se voglio. Okay. Quella che voglio, basta che sia compatibile. Okay. Che lui ti dice quale ROM devi installare, cioè la dicitura, quindi nel mio caso era con AB, perché il mio lo supporta. Se tu per sbaglio scarichi una sbagliata, dici cacchio, ho scaricato quella sbagliata, però non ti accorgi, riavvia, la partizione non funziona, ti riavvia in quella normale, non succede niente. Domanda, sì? Cioè, tu ci hai fatto vedere comunque delle versioni di Android, no? Sì. Delle ROM di Android, ma non è come un PC che sul telefono con Android posso installare un sistema operativo Linux? No, scusa, non ho capito la domanda. Cioè, nel senso, io prendo Windows, sì? Linux, ok, no, non puoi. Perché questa qui è proprio un afficio di Android, lui ti crea questa partizione al volo, ma non è che posso installarci, che ne so... Postmarket OS, e posso installare Postmarket OS, ma mi brasa via la ROM Android, quindi non posso fare questo e quello. Ma scusa un attimo,
quando io avvio, cioè se io tengo premuto il pulsante di spegnimento e spengo il telefono, sì, poi quando lo riavvio parte sempre quella primaria? O sempre quella, cioè lui ti parte di default quella primaria tua, okay, a meno che tu non gli imposti che l'altra è la primaria. Ok, quindi perché dopo se... io accendo, spengo il telefono spento, lo riaccendo, sono sulla primaria, sì, do il comando per andare sulla secondaria e finché non lo spengo rimane lì. Esatto, esatto. Comodo. Sì, sì, secondo me è una cosa è molto comodo, soprattutto o per testing o anche se uno vuole, cioè, semplicemente... uno dice magari prendo un telefono nuovo, non ho voglia di sputanare il principale, ho, sì, tanta, ho tanto, tanto spazio, dedico quello, sì, che, sì, mi, sì, serve e faccio e tutto. Sai che tutto. Forse la cosa che, non ho, che mai non ho, non so se è chiara, che sbloccando il bootloader perdi la garanzia comunque, ah, su, okay, quasi tutti i vendor, sì, a parte Fairphone, in teoria, Murena, Google forse, dipende, perché non c'è scritto, a volte sì, a volte no, vanno un po' caso, e mi pare basta, non mi pare siano altri, no, è per dire, cioè nel senso che sì, comunque sì, no, certo, è, a me non è mai capitato niente, però comunque è anche figo perché tu dici, ho un telefono di 3-4 di 3 anni fa con, sì, Windows, con, scusa, Android 10, Android 11, no? Esatto, se, esatto, ci metto un Android 14, sì, esatto, il telefono, sì, 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 volendo, per dirti, io ho il telefono che abbiamo visto l'altra volta, era OnePlus 6, OnePlus 6 è uscito con Android 9, adesso è stato aggiornato fino all'11, ma questo non è importante, lui è uscito con Android 9, non supporta questa cosa, di default, ci sono degli... Quello per far andare lo stesso, ma non è così semplice come qui. Abbiamo visto due click, fa tutto, cioè non devo quasi fare niente. Devo farti una domanda, visto che tu hai avuto la pazienza di provare tante ROM, no? Mm-hmm. Discorso periferiche, quindi NFC, telecamera, microfono, il VibraCal, sì, 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 quella roba lì. È capitato con qualche ROM praticamente che avessi dei servizi? Le periferiche? Allora, se tu usi Lineage, Lineage ha questa caratteristica che tutti i device che supporta sono supportati al 100%, quindi tu sai che se tu installi Lineage funziona tutto, la fotocamera, l'NFC, qualsiasi cosa. Ci può essere un bug, ok, e viene risolto, ma quello è un bug, diciamo. Certo. A me ad esempio era capitato con un vecchio telefono, con Lineage abbiamo installato, adesso non mi ricordo a memoria, ma facciamo finta Android 12, era stato aggiornato al 13, lo sviluppatore si era accorto che non era non funzionava il tastino del volume, non mi ricordo, ha ritirato quella versione e l'ha rilasciata quando funzionava tutto, scusandosi eccetera. Se tu usi Grafene o Calix, se supportano pochissimi device, quelli funziona tutto. Nel caso di Divest c'è scritto, questo device è stato testato e funziona tutto. Questo device non è stato testato, però dicono che funziona tutto. Con Divest può esserci qualcosa. Quindi se per ogni ROM c'è una pagina di riferimento. Sì, 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 tu vai nella wiki, c'è scritto tutto. Sì. Se tu vai invece di ROM, diciamo, più amatoriali, che magari c'è un team più piccolo, che non abbiamo in realtà parlato, cioè tipo c'è Redroid, Arrow, tantissime altre, quelle bisogna andare su XDA, leggersi la pagina, c'è scritto cosa funziona e se funziona tutto o se c'è qualche problema. Comunque c'è sempre scritto, di solito. Poi al netto del bug, magari sì, che può capitare, voglio dire. Grazie. E a me, diciamo, a ricordi, forse mi è capitato qualcosa, ma c'era scritto e magari ho detto, boh, non mi interessa. Tendenzialmente, magari, più che le periferiche, tipo fotocamera, eccetera, è più facile che magari alcune funzionalità di sicurezza non funzionino. Tipo la crittografia, cose del genere, perché magari il kernel vecchio non lo supporta, ma proprio per limiti, diciamo, tra virgolette, hardware, non so come dirti. Ok, l'ultima cosa, che se no, vediamo appunto i comandi ADB e quelli fastboot per installare Lineage OS, perché c'è la wiki, è semplice, quindi uno basta proprio seguire passo per i passaggi. Su OnePlus 6 che ha la ROM stock, e se riusciamo, però non so se riusciamo con la giornata lì, proviamo a installare Post Market OS, che è proprio Linux. No, scusate, io non voglio fare una domanda. Grande, grande. Registra. Grazie.